Ancora due giovani sono morti sulla strada provinciale Dragoni-Piedimonte Matese la scorsa settimana, sei negli ultimi 3 anni. Tutto questo non può lasciare indifferenti i cittadini dell'Alto Casertano che, preoccupati, chiedono ancora una volta alle istituzioni maggiore sicurezza, ma anche un invito alla massima prudenza a chi si mette alla guida. Questo perché solo posti di blocco, multe ed autovelox e purtroppo tante vittime evidentemente non bastano a fermare queste tragedie. Noi abbiamo sentito uno dei tanti cittadini e sentiamo che cosa ci ha detto. Ci ritroviamo qui di nuovo purtroppo a parlare di un incidente mortale dove circa una settimana fa hanno perso la vita 2 ragazzi proprio su questa strada alle nostre spalle che personalmente ho denominato la strada della morte, e sono già diversi anni che noi chiediamo alle istituzioni una maggiore sicurezza su queste due provinciali, la 330 e la 331. Abbiamo scritto una lettera e raccolto delle firme, abbiamo scritto sia al presidente della provincia, al prefetto e ai 3 sindaci dei comuni interessati, Alife, Dragoni e Piedimonte Matese. Personalmente ho avuto come risposta il 5 giugno 2021 dal dirigente della provincia di Caserta dicendo che loro sono competenti solo per un tratto, e per quanto riguarda invece l'installazione degli autovelox è di competenza del prefetto. Noi come comitato abbiamo chiesto sia gli autovelox sia le bande sonore oppure semafori, proprio per cercare di porre rimedio a tutti questi incidenti mortali e comunque gravi e non gravi. Dobbiamo anche dire una cosa però, solo con le istituzioni è difficile risolvere il problema, sarà già difficile comunque. Secondo me anche il buon senso di chi si mette alla guida è fondamentale. Certamente le istituzioni stanno facendo la loro parte sia a livello istituzionale sia alla classe politica, ma è anche un appello che faccio comunque a tutti gli utenti della strada e ai cittadini, perché comunque ci vuole buon senso, perché certamente non rispettare i limiti di velocità oppure ad esempio facendo uso del cellulare durante la guida è normale, possiamo mettere in atto tutte le misure di prevenzione possibili e impossibili, ma nessuno può mettere rimedio poi a queste cose, quindi ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti. Senta, qualcosa invece che va precisato, qualche minuto fa, prima di questa intervista, mi è arrivata una comunicazione secondo la quale il consigliere provinciale ha già mosso nelle istituzioni preposte, ha fatto i vari passi. Il problema è che il prefetto di Caserta dovrebbe cambiare denominazione a questa strada, perché evidentemente per la legge 2 morti non sono sufficienti per cambiare di denominazione. Deve essere una strada con un pericolo molto alto, e questo è in qualche modo quello che blocca al momento gli eventuali autovelox. Posso dire che si tratta di un consigliere dell'area Zinzi nell'ambito della provincia. Ci saranno a breve altri incontri, quindi voglio dire, questo bisogna dirlo, perché altrimenti andiamo contro le istituzioni continuamente e questo non servirebbe a niente. Sì, allora voglio dire che negli ultimi 3 anni si sono verificati circa 6 incidenti mortali, più altri numerosi incidenti gravi e meno gravi, e negli ultimi anni si sono verificati una ventina di incidenti mortali. Io credo che il numero dei morti, anzi, si dovrebbe mettere fine e non aumentare affinché ci sia maggiore senso di responsabilità. Purtroppo il prefetto deve fare i conti con la legge, questo va detto. Certo, questo sì, ognuno deve rispettare le leggi, i regolamenti, deve far sì che ciò che avvenga, però io voglio anche dire che comunque c'è stato un ex parlamentare, se permette il nome, l'onorevole Margherita Del Sesto, che ha scritto alle istituzioni, ha parlato anche col prefetto della provincia di Caserta, e infatti a lei ha risposto proprio il dirigente della provincia. Altri politici sinceramente non... Ma noi diciamo della politica ci può interessare meno possibile, noi dobbiamo risolvere il problema. Esatto. Se si riesce.
perché non bisogna né essere in, né avere visibilità né strumentalizzare questi incidenti e questi morti. Purtroppo c'è stato in passato, più che post per avere questa sicurezza, ci sono stati degli spot elettorali che a noi non interessano, a noi interessa avere solo la sicurezza. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.